Ciao a tutti ragazzi, da Marcello Zingaro 68, qua siamo sempre sulla mia farm. Ragazzi, stavo dando un attimo da mangiare al mio Toby perché questi giorni l'ho trascurato un attimino perché ragazzi, veramente tanto lavoro da fare. E non mi sono dimenticato di lui, tanto meno mi sono dimenticato di voi, però ragazzi, veramente ho fatto tante robe che adesso pian pianino vi mostrerò. Tanto oggi ho una mezza idea di andare a fare ancora degli acquisti. È chiaro che dobbiamo fare un po' degli acquisti, il debito è salito perché come vedete ho 543 mila euro, però sono tutti soldi di debito, ragazzi, devo rendere un pacco di soldi, però vabbè, fa niente perché mi sono dato una mossa, ho dovuto un attimino incrementare e chiedere il prestito, però ho creato qualcosa di veramente bello, ragazzi. Allora, non mi perdo in chiacchiere, andiamo a fare quello che c'è da fare, mi acchiappo subito il nostro AgroStar. Allora, vediamo. Ok, mettiamo il moto. Allora, ragazzi, vi comunico subito che ho fatto veramente tanta roba. Ok, intanto già vedete qualcosa di fronte a voi, vi faccio vedere. Ebbene sì, avete capito bene ragazzi, ho creato ancora altri tre campi. Allora, adesso pian pianino scendiamo giù. Oggi sono riuscito perlomeno a... Mamma mia ragazzi, questo ponte mi mette sempre i brividi. Ponte, due assi di legno, insomma, chiamavo ponte un parolone. Vabbè. Allora, scendiamo di qua. Eccoci qua ragazzi. Allora, l'ultimo gameplay vi avevo fatto vedere che avevamo fatto questi campi qua, vi ricordate? Uno l'avevo fatto, eh sì, tra l'altro ragazzi qualche inconveniente c'è come vedete qua perché purtroppo come sapete lavoro con gli operai e molte volte sono lì impegnato a fare qualcosa e qualcosa mi scappa, purtroppo queste disavventure ci sono, me le tengo e pazienza. Comunque nel frattempo sono andato avanti, avevamo fatto questi tre campi qua ragazzi, come vedete vi alzo l'immagine così vedete un attimino. Ok, e nel frattempo me ne sono fatti altri tre, questi qua che vedete. Ecco qua, qua ancora un inconveniente, purtroppo sono riuscito a bloccarlo in tempo, ma era già partito, però vabbè, ci sta ragazzi. D'altronde con l'operaio succedono queste cose, i campi sono molto vicini, come vedete. Sono riuscito a accorgermene in tempo, però un pezzettino l'aveva già fatto, però fa niente, dai, va bene così, ormai è andata, lo lascio così. Ecco ragazzi, questi sono altri tre campi nuovi. Uno messo cotone, uno messo come vedete mais e quello di fronte abbiamo messo i girasoli. Ecco ragazzi, qui ho creato questo isolotto, una specie di isolotto con questa pianta, è un po' rialzato, insomma. Ho creato questa specie di rotondina in mezzo ai campi per avere qualcosa un po' di simpatico, di caruccio, ragazzi. Tanto lavoro veramente. Ok, andiamo avanti. Sì, così nel frattempo intanto cominciamo a trebbiare, a fare qualcosa, perché ragazzi siamo veramente miseri. Con quei tre campetti che avevo su in farm, quelli che ho vicino alla farm, credetemi, non stavo tirando proprio veramente niente. Allora ho detto, ma cioè qua bisogna mettersi davvero in testa di fare qualcosa e mi sono creato questi tre camponi, ragazzi. Vedete? Vi allargo ancora l'immagine. Allora, se fate un po' di mente locale, voi mi direte, Marcello, ma in uno di questi campi non avevi gli animali? Sì, ragazzi, avevo gli animali, infatti ho traslocato tutto e adesso vi porto a vedere. Ho traslocato tutto per il semplice motivo che ho detto, qua faccio la zona dei campi, qua tutta sarà, anche questi qua, prima o poi li farò zona campi, e giù vicino al consorzio che ho tutte le colture, tipo l'avena, l'orzo, tutte quelle robe che possono servire per gli animali, ho messo anche gli animali. Adesso vi porto a vedere.
Per quello, ragazzi, comunque vi dico che un po' di debito l'ho messo su, però vabbè, non mi interessa, tanto appena comincerò a trebbiare, a raccogliere il debito, piano piano vediamo di saldarlo. Poi andrò a mettere, adesso non so quando, però ho l'idea di cominciare a mettere anche qualche albero, farò un piccolo terreno dove mettere gli alberi, perché a me disboscare la mappa è una cosa che odio, ragazzi. Io rendere le mappe ciabatte non se ne parla proprio, piuttosto metto gli alberi io e me li taglio. Ok ragazzi, ci stiamo arrivando al consorzio, anche qui ho fatto ancora qualche modifica. Veniamo da queste parti, vabbè questo l'avevate già visto. Ok, allora qui ho aggiunto una capannetta, sì, diciamo così, un tendone, capannetta. Ci ho messo questi quattro palleti del mangime dei cavalli, perché che avevo messo di là dove ci avevamo una volta il recinto dei cavalli, e ci avevamo anche il recinto delle galline, tant'è che mi avevano fatto due scatole di uova, le ho portate qua. Questa capannetta, ve lo ricordate, ce l'avevamo già, mi sono rifornito, come vedete ho già messo le balle e tutto quanto. Scendiamo un attimo, vi faccio vedere, ecco qua. Ho messo le balle di fieno, un po' di insilato e un carro miscelatore. Ok, ragazzi. Ecco qua. E adesso vi porto a vedere dove ho sistemato gli animali. Ah, ok, ragazzi, qua ho messo una capannetta. Infatti questo lo parcheggiamo qua, visto e considerato che andremo a acquistare degli animali. Io direi di parcheggiarlo qua. Ok, perfetto. E ci prendiamo. Eccoci qua ragazzi, qua ho messo un'altra capannetta, la cisternina per gli animali e ancora un carrellino piccolo per portare il paglia, fieno, insomma tutto quello che serve per sfamare i nostri bellissimi animali. Allora ragazzi, ci prendiamo il nostro Fiat, come vedete rimango sempre con questi mezzi qua perché mi piacciono troppo. E qua incomincia il terreno dove ho messo gli animali. Allora ragazzi, io ho posizionato le stalle, ma animali non ce n'è. Vedete? Allora, qua ci sono le mucche. Tenete presente, ragazzi, che è ancora tutto da finire. Questa è una cosa un po' così, ci saranno i bordi da rifinire, metterò qualche albero. Devo ancora tutto organizzare, ragazzi. Ho solo posizionato le stalle, i recinti. E poi mi sono dedicato interamente a fare quei campi che vi ho fatto vedere poco fa. Ok, andiamo avanti. Qui abbiamo le nostre mucche, qua abbiamo i nostri maialini, dove andremo a mettere i nostri maialini. Qua abbiamo le pecorelle, ragazzi, vedete? Qua ho messo le pecorelle, ho già fatto qualche stradina, ecco qua. Poi dovrò fare le rifiniture. Ripeto, ragazzi, non è finito niente. È una cosa. Ve la faccio vedere perché sapete che ogni cosa la vivo con voi, faccio con voi. Anche qua vi chiedo consigli, Giordano, Fabio, Frate Cristian, tutti quelli che mi vogliono commentare, Jackie. Ragazzi, intanto vi ringrazio di cuore perché vedo che siete sempre tanti a commentare. Questo mi fa veramente piacere, mi rende molto felice. Continuate a farlo, continuate a darmi consigli. Ecco. Qua andremo a mettere le pecore, qua ho rimesso le galline, c'è già da pulire come vedo. Vabbè, abbiamo un'altra scatola. Sì, abbiamo già una scatola di uova, ragazzi. Una scatola di uova. E qua, come vedete, i nostri cavalli. Ecco, questo è il recinto che avevamo là dove ci sono quei tre campi, là l'ho portato qua. Eccoci qua, ragazzi. I nostri cavalli non scappano di sicuro. Ecco, mi sono avvicinato qua perché ho detto, avendo il consorzio, avendo tutto a portata di mano, ho detto, gli animali, faccio tutto il reparto qua degli animali, in modo che se mi servono le colture per dare da mangiare, il fieno, con tutto quello che occorre per gli animali, ce l'ho tutto a portata di mano. E lassù, come vi ho fatto vedere, mi sono organizzato con i campi, che ancora non ho finito. Ok, ragazzi, perfetto, questo ci tenevo a farvelo vedere. Adesso andiamo a fare un acquisto. Sì, ragazzi, ho preso l'idea di mettere le pecore. Così, intanto, visto e considerato che abbiamo fatto 30 nello spendere, facciamo 31. Però, ragazzi, poi pian pianino comincio a raccogliere e incominceremo a rendere il debito. Allora, intanto,
Dobbiamo andare in negozio a prenderci un bel carrello. Io direi che... Ma sì, dai, ce lo portiamo dietro. Volevo togliere il carico frontale, ma che se ne frega, ragazzi, andiamo col carico frontale. Buono. Allora, dobbiamo andare in negozio. Ai ai ai, il recinto lascialo stare. Non è roba nostra. E ogni tanto, ragazzi, mi scappa. Allora, intanto andiamo in negozio. Ecco ragazzi, questo vi volevo far vedere, poi non lo so, ditemi se vi piace la cosa, se vi fa piacere quello che sto facendo. Allora, scendiamo da qua perché così ci avviciniamo al negozio. Eccoci qua, sì, perfetto. Ok, perfetto, si gira qua. Eccoci qua. Dai, ragazzi, sono venuto in negozio perché, come vi ho detto, voglio acquistare le pecore e però mi devo prendere anche un carrello, devo affittare anche un carrello per il trasporto delle pecore. Dunque, ci mettiamo già in posizione. Ok, allora ragazzi, dentro il negozio, come al solito, vedete, è sempre deserto, non c'è nessuno. Vigliacco se si presenta qualcuno, sono sempre tutti in pausa, tutti imboscati. Vabbè, facciamo chi fa da sé fa per tre, ragazzi. Allora, entriamo in negozio, andiamo trasporto animali e vediamo un po'. Allora, questo, vediamo cosa dice. Dice 6 mucche, 10 pecore e 9 maiali. Questi sono rimorchi per il trattore stradale. E qua abbiamo un altro rimorchio. Qua mi dice, allora vediamo un po', dice 6 vacche, 12 maialini, se non sbaglio, 14 pecore. Ah, questo porta anche i cavalli. Io direi 14 pecore, ragazzi. Perciò, sì, non sto neanche lì a colorarlo, tanto ci serve momentaneamente. Noleggia. Ok. Perfetto, ragazzi. Eccoci qua. Insomma, bella bestiolina, dai, non male, non male. Ok, ce l'agganciamo con il nostro Fiat. Sì, con il nostro Fiat, ragazzi, scusatemi, con il Niuola. Il pensiero è sempre al Fiat, giustamente, da buon italiano, il pensiero è sempre al Fiat. Ok. Niente, adesso andiamo a comprare le nostre belle pecorelle, ragazzi. Allora, intanto ragazzi mettiamo lampeggianti perché giustamente in strada con questi mezzi ci vogliono lampeggianti. Perlomeno in teoria si dovrebbe guidare sempre con lampeggianti perché comunque sono mezzi, carrello lampeggianti neanche a morire. Ragazzi, accendiamo anche le luci. Ah, ok, eccoci qua. E andiamo dritti al mercante di bestiame. Come vedete ragazzi, insomma, passi avanti ne sto facendo. Pian pianino la farm sta venendo fuori. È chiaro che ci vuole un po' di tempo, nel limite del possibile io quello che riesco a fare. Ogni tanto smantello, mi vengono idee, cambio tutto, rivoluziono tutto, come avete visto. Un attimo, qua devo girare. Sì, ok. Così, ho detto, troppa roba mischiata, non mi piace. Facciamo la zona dei campi, facciamo la zona degli animali, così. Tutto ordinato, tutto perfetto, come è sempre piaciuto a me, ragazzi. A me le fattorie, aver casino, tutto mischiato, non mi è mai piaciuto. Perciò ho cambiato, ho rivoluzionato e mi sembra che la cosa sia venuta abbastanza carina, dai. Ok, ragazzi, siamo quasi arrivati. Dovrebbe essere qua. Allora, dunque, vediamo un po', ci posizioniamo qua. Perfetto, eccoci qua. Allora, no, maiali non ne voglio. Maiali non ne voglio, mi servono le pecore. Come cacchio facciamo con le pecore?
Allora, indietro. Ho capito, ma se io voglio le pecore, scusa. Ah, eccole qua. Scusate, ragazzi. Ogni tanto, dunque, io direi, ragazzi, non sto a prenderle miste o sì, che dite? 14. 14 facciamo. Ragazzi, le prendo tutte bianche. Basta, dai, le prendo tutte bianche. Tutte bianche, via. Ah, il rimorchio è pieno. Ok, il rimorchio è pieno. Conferma. Perfetto. Sì, ragazzi, le pecore sono tutte dentro. Ok, perfetto, possiamo tornare a casa. 21.000 euro, ragazzi. Torniamo a casa con le nostre pecorelle e le andiamo a sistemare nel nostro recinto. Cazzarola, pesa adesso il rimorchio. Allora, dunque, qua andiamo giù a sinistra. Perfetto. Pian pianino. Allargo l'immagine, ragazzi, così vedete anche voi. Eh sì, dai, così mettiamo anche queste, poi appena posso, ragazzi, voglio incominciare a trebbiare, a fare qualcosa, perché così facciamo quattro soldini, rendo un po' di debito, e poi come incominciamo a guadagnare, a fare entrare i primi guadagni, andremo a comprarci anche le mucche e così via, i maialini. Pian pianino, ragazzi, un passo per volta, adesso ho speso abbastanza. Siamo più o meno sui 500 di debito, però vabbè dai, ci sta, ci sta, ci sta. Io sono dell'idea che i contadini, che comunque chi ha la fattoria, chi ha l'azienda, penso che, allora, finanziamenti, quelle cose lì, il mutuo, quelle cose lì abbiano sempre chiesto, perciò. Allora, adesso noi dobbiamo tornare alla zona degli animali. Io giro qua. Ragazzi, è chiaro che devo un po' ricordarmi le strade. Ah, però siamo arrivati, dai, non c'è niente, c'è pochissimo da ricordare. E facendo sempre la stessa zona della mappa, insomma, le altre strade. Però dai, tutto qua, ragazzi. Ok, allora giriamo qua, perfetto, pian pianino, ok, ci siamo. E adesso andiamo a scaricare le nostre pecorelle. Allora, le pecorelle sono lassù. E qua devo ancora finire, ragazzi, è ancora tutto abbastanza da fare. Come vedete, tutte queste distese, voglio fare un po' qualcosa di carino. Allora, aspetta, dobbiamo salire qua. Speriamo che la salitina lì riesca a farla, poi vedrò di sistemare anche qua. Ce la fa? Ulla, il nostro Niola non demore. Ok, ci dovremmo essere. Vediamo. Perfetto. Via. Conferma. Eccoci qua, ragazzi. Eccoci qua le nostre bellissime pecorelle. Ok, ragazzi. Io direi che il rimorchio lo posso lasciare qua momentaneamente. Sì. E andiamo a prendere la roba da mangiare. Scendiamo qua. Allora, ragazzi, intanto li portiamo l'acqua. Ok, andiamo a prendere la cisternina dell'acqua, così cominciamo a fare il rabbocco di acqua, ragazzi. Ah, vabbè che posso passare anche da qua, dai, tagliamo. Allora. Ok, andiamo. Sì, acqua ce n'è. Andiamo a portarli la nostra acquina.
vediamo qua. È che io adesso, vabbè che, no, aspetta, forse no, perché l'acqua è dalla parte opposta, perciò noi possiamo anche momentaneamente girare da qua. Eccoci qua, perfetto. Ok ragazzi, ecco qua, mettiamo l'acqua. Penso che abbia finito, vediamo. Sì, dovrebbe. Capacità acqua esaurita, perfetto. Possiamo andare. Adesso io direi di andare a prenderli due balle di fieno, così anche con il mangiare sono a posto. Sì, scendiamo da qua. Ok, dai, ci sta. Poi vabbè, il rimorchio mi arrangio io a renderlo, glielo riporto indietro. Allora, questa la dobbiamo rimettere a posto. Poi ragazzi, parlo piano perché ho paura che mi sentano. Devo provare a vedere se riesco a rubare l'acqua dal laghetto, così. Sperando che nessuno mi abbia sentito. Allora, ci rimettiamo a posto questa, ragazzi. Così teniamo sempre tutto in ordine come piace a me. Ok. Pian pianino, drizza, ok, boh, lanciala pure, via. Adesso andiamo a prendere, io direi di andare a prendere due balle di fieno, una, due, non lo so adesso quante ce ne vogliono. Possiamo anche portarne due, ragazzi. Tanto. Io incomincio con una, poi vediamo, ragazzi. Cominciamo con una, perché non. Lasciarle, già a me questo discorso non mi piace, però è una cosa provvisoria. Poi incominciare a tagliare l'erba, mettere su una capannetta per l'erba, perché a me questo di servire le pecore con le balle, queste cose qua non mi è mai piaciuto. Io preferisco fare le cose giuste, però momentaneamente sono a corto di erba, mi aggiusto un po' come posso. Poi andrò a fare anche l'erba. Non posso dire, non posso neanche avere la scusa di dire, ragazzi, erba non ce n'è. Dove ti giri abbiamo l'erba. Ok, andiamo a portargli questa balla, così vediamo un attimino. Allora, vediamo un po'. Perché in teoria sarebbe erba e fieno, in teoria. Allora, vediamo un po'. Spero che me l'accetti, ragazzi, perché sennò veramente. Vediamo. Ok, perfetto, l'ha presa, ragazzi, l'ha presa, come vedete. Dai, un po' di mangime ce l'hanno. Mamma mia, non aspettavano altro, ragazzi. Ok, benvenute a casa da Zingarello, Pecorello. L'acqua l'abbiamo messa, abbiamo messo tutto, perfetto ragazzi. Questo adesso me lo aggancio così, lo incomincio a portare lì nel piazzale e poi vedrò di andare in negozio, ragazzi. Ok, mi aggancio il rimorchio. Perfetto, andiamo. Riscendiamo. Eh sì, infatti non è bello, poi metterlo a posto, ragazzi, piano piano, tempo al tempo. Tempo al tempo, facciamo anche quello. Poi facciamo tutti i piccoli, mettiamo a posto tutte le piccole cose da fare che ci sono. Ok. Ci fermiamo qua un attimo, ragazzi, così ci salutiamo perché siamo già arrivati anche col tempo. Eccoci qua, ragazzi. Niente, come sempre, spero che vi sia piaciuto tutto quello che ho fatto in farm fino ad adesso, fino a oggi, diciamo così. E ne farò ancora perché c'è tanto da fare. C'è tanto da fare, ragazzi. E niente, ci vediamo al prossimo episodio, dai.
E se, come sempre, scrivetemi, commentatemi, fatemi sapere il vostro pensiero. Mi rivolgo sempre a Giordano, a Fabio, a Cristian, a Jackie, a chiunque mi voglia commentare, ragazzi, a tutti. E vi do appuntamento al prossimo gameplay. D'accordo? Un abbraccio a tutti, ragazzi, siete fantastici. Ciao ciao!